Io devo chiamare la mia amica che si affaccerà lì sopra, quindi Luigino deve mettere qua. E si chiama Delina e dobbiamo dire due volte Deli, Deli con me. Ok, okay. Al tre, al mio tre. Silvia. Uno. Cacaruccio, tu sta zitto, se non lo fa Ambria. Uno. Scusami. Cacaruccio. Dai. Basta, mi volevo riposare. Ciao. Al mio tre, allora. Io qui non sento niente, capito? Due, tre. Dei! Dei! E durante il presentato! Faccio del buon momento! Non lo fa per i vetri! Non urla, ma tu! Parla piano, che mamma si è messa a dormire, che sta bisogno! A respira che tengo la parlanchesa che vi è importante. Ah, beh, mo proprio non può essere. E si è allungata molto per l'ulite, sta come una morta. È stata fino a molle da grande bab. Gli ha inviato un ghiacciatore che se ne allunghi, c'era mani secca. Mi dispiace per assà. Tu sicuro, partite. Saranno venuti in là una storta della mare. Ci vuoi pazienza? Sì. Va bene, lì ci vediamo. Ci vediamo. Al mio tre, eh? Uno, due, tre. Dei! Dei! Ha fatto il compagno. Oh, lo scusami tanto, devi sentire un buon momento. Sorda da ci sta? Sì. No, perché io volevo domandare ma mi è finito a cucire lì dove dretto. Sì, ci sta, ma sarà chiuso. Dopo lo stanziolo a piagne. Perché è capata sta cascata? Ma non piagne perché dice che ora ma è una certa età e non trovano senso di marito, nessuno la va via. Non ci credo, la siete vista mai voi. No, ce la farà vedere. Chi sono più un mostro, cioè. Che se caccuni hai fatto caccofatture o caccocchiature? Perché? Se la hai salvata? Ma è che non si crede a si minghiana lì. Vabbè, ci vediamo, Deli. Ci vediamo. A tre. Uno, due, tre. Deli! Deli! Oh, tre. Oddio, cosa ci vedi? Una trovata a parla piano. Scusa Deli, sin da un buon momento. Se vite frate te, dimmi se può passare un momento là a casa che attaccamo un chiovo per un quadro della Madonna. Ho comprato un quadro tanto bello. Sì, ci sta qua dentro da casa. Mamma non ci posso parlare anche io. Mamma non va per farlo un gruppo. Perché? A casa anche il lupo, perché? Tu di fa, mamma è venuta a sapere che la fidanzata suona. Se la facevi con lo figlio di Gigi Assaggio. Che? Oh, non si è mai capito, lui lo faceva la che è successo? Che è successo? La sposa di Fratm se la fa con altro. Mamma mia, che scala! Fratm l'ha venuta a sapere e ci ha litigato e si è strozzato. E non te l'aveva più sposata. Hai visto? Lo so, ho sempre detto che la fandela non mi piace per niente e che frate te sembra di che ha un'altra più bella e più buona. Ma frate te almeno gli ha dato dubbi in maccato? Dubbi in maccato, frate, ma la rapina del maccato che mi mandi davanti all'ospedale, ci capito? Ci crede che a mamma te gli ha venuto le preoccupazioni e le palpitazioni del cuore? Vabbè, falla repressare. Mi passerai più tardi, mo devo proprio a scappare. Oh, Rosy, Rosy! Sì? Mi raccomando. Sì, non lo dico nessuno. Non mi preoccupare. No, mamma, mena pure a me. E gli è capace che non mi faresti più da casa. Pura Greta. Sì, sta zitta e non parla anche nessuno. Non ti preoccupare, mamma. Io la faccio adesso la moda. Però tu, oramai la frittata l'hai fatta. Tutta la contrada. Tutta sta gente si è fatta. Come sta questa moda? Perché non dici così? Perché tu belle di mamma te ci facciate come se ve li ci spanni i panni. E si chiacchierate. Sta disgraziata, sto per voi, sto faccia smadriata.
Ghiena? Ghienon! Ci dite tutto tu! Ricorda che da lì! Cali panni spuri che se ne lava dentro di casa! E no de fare! Tu li ci voluti lavare qua fuori! E mo che tutto lo paese! Lo e sa. Tutta sta bella gente ce lo sa! Si spanna la macchina d'olio!